Pronto? Ciao Valentina, mi chiamo Filippo, io sono di Milano, ho 30 anni, appena compiuti in quarantena. Lavoro in una società energetica nell'area di finanza. Io in realtà lavoravo già da inizio marzo in smart working, la nostra azienda è abbastanza avanti come modalità di lavoro alternativo. Uscivo solo per fare la spesa, chiaramente. Nella mia casa c'è una mia amica che ospito da qualche mese, quindi siamo in due. Anche lei usciva solo per fare la spesa. Un martedì mi sveglio con un po' di mal di gola, la sensazione comunque di non stare tanto bene. Anche io ho provato la febbre all'inizio, avevo 36,9, ho detto magari era solo un attimo di malessere. Poi invece però la situazione proprio dal punto di vista fisico è peggiorata, ho provato la febbre, era salita a 38,1, a quel punto beh, ho smesso di lavorare, mi sono buttato sul letto perché stavo cotto, ho preso del paracetamolo. I giorni dopo è un po' si è assestato a 37,5. Due giorni dopo è risalita a 38 alla sera, quindi a quel punto ho ripreso il paracetamolo. Intanto avevo un po' di raffreddore, tossicchia. La mattina ho svegliato con 37, rimasta sul 37, 36,9 per tre giorni e poi è sparita. Quindi dopo 5 giorni. La cosa diciamo che mi ha fatto sospettare di questo Covid e ho controllato, che è una cosa che io, siccome non vedevo tanto le notizie perché non avevo voglia di stare lì ogni secondo, è stato che non sentivi nessun tipo di odore e nessun tipo di sapore. È una cosa pazzesca, io non l'ho mai provato in vita mia. Ed è durato questo 7 giorni, anche dopo la fine della febbre e tutto. Prima sono ricomparsi i sapori e dopo gli odori. Dopo la febbre è rimasto un po' di raffreddore e un po' di tosse che poi si è spenta pian piano. Adesso poi ormai è da due lunedì fa che non ho più niente. Non sono più uscito di casa, non posso uscire ancora, penso, fino a lunedì prossimo. Chiaramente, visto il contesto, ho chiamato la dottoressa e lei mi ha dato una serie di precauzioni, guarda come va la febbre, guarda come va il respiro, eccetera. L'ultima volta che ero uscito, da quando ho avuto la febbre, erano passati 10 giorni, sono andato a fare la spesa, quindi era un po' strano. La mia coinquilina, diciamo, 2 settimane prima aveva passato qualche giorno a dire ma io non sento i sapori, non sento gli odori, però poi non aveva neanche avuto niente di che. Probabilmente a questo punto ce lo siamo passati all'interno della casa, lei in forma debole, io in forma non pesante, perché poi alla fine fortunatamente non ho avuto niente di che, però ho avuto più sintomi. Ero andato a fare la spesa, comunque ho fatto 1 ora e mezza di coda in un ambiente chiuso, sono stato attento a non toccarmi le mani, la faccia eccetera, però non so, ho il tampone o l'esame del siero per verificare gli anticorpi. È sicuramente utile farlo, perché ti permette di gestire meglio la tua situazione. Se sai che l'hai fatto, sicuramente aspetti 30 giorni, sei molto più motivato a non uscire, puoi far ripartire molte più attività, molte più persone che possono uscire, se sai che quelle persone non possono prenderlo più e non possono passarlo più. È una situazione eccezionale, non ottimale, ma non si poteva fare diversamente, immagino. Tuo papà è medico, giusto? Era un medico di una specialità che non c'entrava con la parte di virologia piuttosto che infettivologia. Seguivo sia quello che mi diceva lui, sia quello che mi diceva anche mia mamma, che è medico, sia anche la dottoressa. La cosa, diciamo, che tutti mi hanno detto è sempre di stare a letto, non sforzare mai il corpo, perché il corpo deve riprendersi, deve fare solo quello finché hai la febbre in generale, contro qualunque malattia. E se sale la febbre, prendere il paracetamolo e mangiare chiaramente leggero. All'inizio uno non aveva tanta fame, ti devi sforzare di mangiare un po', stare tranquillo e permettere al corpo di combattere il virus. E stare chiaramente al caldo, non devi prendere freddo, perché soprattutto se poi c'è il rischio polmonite. Queste erano, diciamo, le indicazioni base. Tipo, se anche adesso mi fanno il tampone, me lo fanno, risulto negativo e dice magari non l'hai mai avuto. Col siero sai che non sei più infettivo, ma l'hai già fatto, quindi sai che quella persona può uscire, perché non può riprenderselo, non rischia di contagiare altri e non rischia di intasare gli ospedali. Nel weekend leggo, prendo il sole, ascolto un po' di musica. Durante la settimana adesso ho ripreso a lavorare. Al momento l'azienda segue i decreti, per cui siamo perfettamente attrezzati per lavorare da casa. Probabilmente inviteranno comunque tutti quelli che possono fare smart working per qualche altre settimane a farlo, immagino. In assenza di informazioni rischi di fare dei grandi danni, cioè, di tornare al problema iniziale. Speriamo bene che siano illuminati nelle scelte. Grazie a te. Ciao Valentina, buona giornata.